L'esame, quindi mammografico, che è l'esame, il test di primo livello che viene offerto allo screening nelle diverse sedi, viene eseguito dal tecnico di radiologia che accoglie quindi la signora, verifica le sue generalità e procede all'esecuzione dell'esame. Guarda poi tecnicamente se l'esame è ben riuscito e viene inviato al nostro sistema digitale. Viene letto in telemedicina da due medici radiologi senologi dedicati alla lettura delle mammografie e se l'esame ritenuto da entrambi negativo, viene in maniera concordante spedito il referto negativo a casa. Se invece uno dei due rileva un dubbio mammografico, subentra un terzo lettore più esperto che valuta il caso e se concorda con il richiamo, la signora viene poi contattata telefonicamente ed in base alle sue disponibilità, deve recarsi in cittadella San Rocco, qui al Sant'Anna, per eseguire gli approfondimenti del caso. Di solito sono approfondimenti che prevedono una visita clinica da parte del medico senologo, dei radiogrammi aggiuntivi di approfondimento che possono essere degli ingrandimenti o la tomosintesi e un'ecografia a completamento. Se l'esame è ritenuto poi negativo sulla base dell'approfondimento, viene confezionato il referto personalizzato per la signora che viene inviato sia a casa per lettera che sul fascicolo sanitario elettronico. Se invece nel caso ci fosse un ulteriore approfondimento tipo interventivo biottico, allora la signora riceve direttamente un appuntamento sull'ospedale di Cona al centro di senologia con relativo orario e giornata, sempre in base alle sue disponibilità, e si verifica anche se deve essere sospesa quella che è l'eventuale terapia anticoagulante o antiaggregante in atto che interviene nel caso appunto di biopsia. Se l'esito della biopsia risulta essere negativo, la signora quando incontro a un richiamo precoce o rientrare normalmente nello screening, nel flusso di screening. Se purtroppo l'esito prevede un ulteriore intervento che sia chirurgico o terapeutico di tipo oncologico, la signora viene contattata dal DTA della mammella per recarsi a Cona e ritirare l'iter terapeutico dal professionista che la prende in carico. Per quanto riguarda invece il rischio orecofamiliare, la signora dopo la valutazione viene sospesa dal programma di screening e viene presa in carico direttamente dal servizio di senologia. A seconda della presenza o meno della mutazione rilevata dal counseling genetico o di un lifetime risk superiore o inferiore al 30% ed in base all'età, la signora ha un protocollo personalizzato di controlli che prevedono la visita e l'ecografia semestrale fino ai 35 anni, successivamente e anche la risonanza magnetica della mammella, sempre in base al livello di rischio. Se la signora, dopo la valutazione della scheda A della familiarità, risulta avere un punteggio tale da doversi rivolgere allo SPOC, può telefonare ad un numero verde e in maniera gratuita ricevere una consulenza di primo livello mediante un'indagine conoscitiva, un test e alcune domande. Se viene ritenuto opportuno, la signora viene inviata al centro hub di riferimento che per noi attualmente è il Sant'Orsola di Bologna per effettuare una valutazione genetica e se il caso indice è presente in famiglia. E la relativa relazione successiva a questa visita genetica viene poi rimandata a noi come centro di serologia, oltre ad essere consegnata alla signora. Se è il caso, quindi viene sospesa dal programma di screening normalmente condotto e fa invece un programma di tipo personalizzato che prevede esami più ravvicinati ed esami anche aggiuntivi che prevedono la visita, l'ecografia mammaria, la mammografia di solito con cadenza annuale e l'integrazione con risonanza magnetica della mammella con mezzo di contrasto, anche questa con cadenza annuale. Gli esami sono gratuiti, le preventive vengono fatte dal medico senologo che organizza proprio il calendario delle visite programmate a seconda delle varie scadenze, dell'età e del livello di rischio.